Una pagina di approfondimento del nostro giornale parlato che dedichiamo ancora una volta alla politica. Non potrebbe essere diversamente, siamo in piena campagna elettorale e di conseguenza quello che per altri è stagionale, ossia occuparsi di politica, noi lo facciamo costantemente tutto l'anno, quindi è naturale che nel periodo elettorale gli approfondimenti dedicati a questo argomento in palinsesto aumentino. E aumentano soprattutto perché vogliamo contribuire ad informare i nostri ascoltatori, a dare loro degli elementi di valutazione su chi si candida, soggetti politici, schieramenti e candidati, per governare la nostra regione per i prossimi 5 anni. Oramai sappiamo tutto di questa campagna elettorale perché abbiamo fatto tantissimi approfondimenti, iniziando dai candidati alla presidenza della Regione Puglia, poi abbiamo ascoltato vari leader dei diversi schieramenti, dei partiti politici e di conseguenza parlare dei programmi è un pochettino ripetersi per quanto ci riguarda, però cerchiamo di allargare sempre il discorso parlando anche di attualità e soprattutto cercando di entrare negli argomenti per conoscere i nostri ospiti e quindi i candidati. In questa occasione chi ci segue via internet con la web TV già se ne è reso conto, abbiamo 2 rappresentanti, si diceva una volta, del gentil sesso che rappresentano 2 schieramenti contrapposti, si potrebbe dire l'uno contro l'altro armati, anche se sono armati di idee naturalmente, di dialettica, perché poi al di là dei toni, a volte anche abbastanza forti, è una dialettica in politica che deve cercare poi di convincere gli elettori a fare una scelta, e noi cerchiamo di contribuire con questi approfondimenti a far fare ai nostri ascoltatori una scelta consapevole per non trovarsi poi pentiti, come spesso accade. Si parla tanto di disaffezione, la gente non va a votare e poi chiaramente ha da recriminare su quello che gli altri hanno scelto anche per lui. E siccome la politica riguarda tutti, perché amministra non soltanto la Regione Puglia nel senso istituzionale e staccato da noi, ma amministra anche noi stessi, la nostra quotidianità, quindi è bene che tutti quanti ce ne occupiamo, ci interessiamo, andiamo a votare, cerchiamo di fare la scelta migliore possibile, almeno secondo la nostra coscienza, e quindi poi essere più tranquilli una volta che il voto è stato espresso e quindi la scelta è stata fatta e poi vinca il migliore, come si suol dire. Sappiamo comunque che ci sono tantissimi indecisi che dovranno recarsi a votare e che potrebbero anche incidere in maniera abbastanza importante dal punto di vista numerico e percentuale. Si fanno dei sondaggi, si parla di sondaggi fatti da diverse fonti, però tutti quanti hanno un grosso punto interrogativo, cioè la percentuale altissima di indecisi che potrebbero poi naturalmente vanificare tutti i sondaggi, fermo restando che i sondaggi bisogna poi prenderli con il beneficio del dubbio, come si suol dire, perché da esperti di comunicazione sappiamo che è facile in un sondaggio indirizzare anche gli ascoltatori con le domande, con il modo con cui si pongono queste domande, l'ambiente nelle quali vengono poste e così via. Ma a noi non interessano i discorsi sui sondaggi, ci interessano i discorsi sui contenuti e quindi sulle persone. Quindi io ringrazio le nostre ospiti, Filomena Dantini Solero, che è candidata con il PDL, Partito delle Libertà, assessore alla provincia di Lecce, nonché al suo comune di residenza Surbo. E abbiamo poi Sabrina Sansonetti, che è una professionista e che rappresenta l'Italia dei Valori. Quindi sono in ottima compagnia, devo dire, e anche un pochettino imbarazzato, perché avere... stare in mezzo a 2 donne
non è molto piacevole. Usuale. Non è molto piacevole e quindi è neanche usuale, come giustamente diceva la dottoressa Sansonetti, perché poi di solito in politica si incontrano poche donne e questo è uno dei problemi della politica. E introduciamo proprio così questa nostra trasmissione. Si parla tanto di parità di genere, si parla tanto di fare spazio alle donne nelle istituzioni, in tutti i consessi, sia elettivi che a nomina diretta. Ci sono stati dei ricorsi al TAR, alcuni hanno avuto un riscontro poi nelle istituzioni, nella società, altre istituzioni ancora non sono pienamente consapevoli di dover fare delle scelte, quindi prendere delle decisioni, e anche in politica sembra che le donne abbiano un po' di difficoltà, anche nelle liste c'è una rappresentanza femminile molto limitata, tanto è vero che molti partiti pagano delle sanzioni perché non rispettano la percentuale che la legge vorrebbe di donne in lista. Allora partiamo subito. Filomena Dantini, Soler. Beh, sì, perché sì. Queste donne trovano difficoltà? Beh, innanzitutto perché le donne si appassionano poco alla politica. Io lo ricordo a chi ci sente, lo ricordo a me stessa. Le donne fanno politica per passione, coloro che sono impegnate lo fanno esclusivamente per questo. Mentre cercare un lavoro per la donna oggi è una necessità, fare attività politica è una passione che ti porta a tante e tante rinunce, soprattutto la donna che per un dato naturale deve assolvere a quelli che sono i ruoli naturali, che è il ruolo di donna madre e moglie. Quindi difficoltà proprio da un punto di vista, dico io, anche strutturale, fisiologico, difficoltà perché le donne non si appassionano e si fa molto poco affinché le donne si possano appassionare alla politica. Le istituzioni quindi debbono intervenire ed essere molto più attente e non candidare le donne giusto per dire abbiamo candidato, riempito le liste e abbiamo candidato le donne. Le donne per candidarsi devono essere motivate, devono avere anche un'esperienza, ma questo anche per gli uomini, un'esperienza comunque professionale, politico-amministrativa, e debbono crescere, a mio avviso, dal basso. Allora, le difficoltà, a mio avviso, scaturiscono da questo. Se noi analizziamo tutte le amministrazioni comunali, dei piccoli comuni, le giunte, no? Le deleghe assessorili conferite alle donne, non mi riferisco alle deleghe date col ticket, perché per esempio già in regione sono state date deleghe di rilievo alle donne, però lì è stato un ticket, non si è creato un percorso di crescita, mi riferisco alle deleghe date per consenso ottenuto dalle donne nei piccoli comuni. Difficilmente troviamo deleghe di rilievo gestionale, mi riferisco alle deleghe all'urbanistica, deleghe ai lavori pubblici, deleghe che ti permettono di strutturarti politicamente, di crescere e di crescere politicamente anche con i consensi. Le deleghe cosiddette pesanti. Le deleghe pesanti, quindi secondo me un primo passo deve essere questo, bisogna cominciare dal basso, dalle competizioni più piccole, anche quelle dove hai un riscontro immediato comunque con l'elettore, perché nelle elezioni amministrative c'è il contatto diretto con gli elettori, quindi c'è tutto un percorso formativo diverso. È da lì che debbono essere formate e devono essere forniti gli strumenti alle donne impegnate in politica per poter crescere, e questo potrebbe essere un valido strumento. E poi bisogna comunque formarle, coloro che non ancora sono entrate in politica, dicevo, sensibilizzarle, formarle affinché si appassionino alla politica. Quindi fare innanzitutto la gavetta. Dottoressa Sansonetti, qui c'è un problema che rilevava anche Filomena Dantini nel suo intervento, cioè molto spesso le donne non hanno quella passione, o sono di meno le donne con la passione politica rispetto agli uomini. Un tempo si parlava addirittura di quote rosa e mi sembra molto riduttivo, no? Inserire in lista, in una compagine, una donna solo perché donna. Allora, secondo lei è vero che le donne hanno poca passione, poco entusiasmo e quindi è anche per questo che trovano poco spazio in politica? Io non sono di questo avviso, perché almeno nel centro-sinistra, quindi non ho idea della politica che si attua nel centrodestra, c'è un'attenzione particolare, ma delle donne rispetto alle donne. Diciamo, ho visto delle donne appassionate, io sono una persona
che vive di passione, però come me ne ho viste tante, tant'è che è stata istituita la Rete delle Donne e che in 2 mesi ha avuto 250 adesioni nei vari comuni, quindi ogni comune ha istituito la Rete delle Donne. Ho partecipato domenica a questa iniziativa bellissima, dove c'erano migliaia di donne che hanno dimostrato di avere competenze, passione, di avere quel senso di umiltà, quel senso di coraggio e anche quella voglia di costruire. E ho avuto il piacere di vedere e di ascoltare tantissime donne che con diverse competenze si sono messe in gioco. E è stato bello perché devo dire che nel centro-sinistra per l'ennesima volta, perché io dico per l'ennesima volta perché io già mia madre 40 anni fa era un'attivista politica del centro-sinistra e quindi avevo vissuto, no, questo entusiasmo e questa voglia anche di creare una rete, quindi l'avevo già vissuta a casa. Dopo 40 anni mi sono ritrovata con dinamiche analoghe. Devo dire la verità, se in 40 anni noi non siamo stati in grado di superare dei processi, significa che intanto c'è tanto da fare e quindi significa che la società non ha reso o non ha considerato la donna.